Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché la squadra mobile della Questura di Teramo ha scoperto e smantellato una organizzazione dedita allo spaccio lungo la costa teramana. La base operativa era Martinsicuro all'interno di una rivendita di autocopertura per lo spaccio di cocaina e marijuana a Villa Rosa. 5 gli arresti in esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 7 albanesi ed un italiano. 3 persone sono ancora irreperibili. Ascoltiamo il dirigente della mobile, Roberta Cicchetti. Questa mattina la squadra mobile di Teramo ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un'associazione a delinquere dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti sulla costa nord della provincia teramana. Sono stati arrestati 4 albanesi, 2 tradotti in carcere, 2 sono ancora irreperibili. È stato arrestato un italiano che è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'attività di indagine ha permesso di accertare che si trattava di una pericolosissima organizzazione criminale avente base logistica a Villa Rosa di Martinsicuro, nei pressi di un'autorivendita di autovetture che fungeva da copertura e di un'organizzazione molto pericolosa, caratterizzata dalla disponibilità di armi, dall'uso di violenza dei vertici nei confronti dei pusher che prendevano la sostanza stupefacente a credito, caratterizzata da un sistema verticistico in cui tutte le cessioni dovevano essere autorizzate dai vertici dell'associazione, un'associazione che garantiva ai pusher alloggi, autovetture, schede telefoniche e anche assistenza legale nel caso in cui fossero incappati nelle maglie della giustizia. Nel corso dell'indagine sono state documentate numerosissime ipotesi di cessione di sostanze stupefacente del tipo cocaina e marijuana che avvenivano oltre che all'interno nei paesi della costa nord della provincia teramana, quindi dall'Adriatica a Martinsicuro e a Tortoreto, anche in alcuni comuni della provincia dell'entroterra. Grazie al decreto semplificazioni varato ieri dal Consiglio dei Ministri, verranno sbloccate dal governo opere importanti, fra cui l'ammodernamento della linea ferroviaria Pescara-Roma ed il raddoppio della Pescara-Bari. Il sottosegretario D'Annunzio esprime però preoccupazione per la situazione dell'autostrada A14 sulla quale i cantieri bloccano la circolazione. Sottosegretario, il decreto semplificazione potrebbe dare una mano alla nostra regione per quanto riguarda le grandi opere o comunque alcune di queste. Parliamo soprattutto in particolare della Pescara-Roma, dell'ammodernamento della linea ferroviaria e del raddoppio della Pescara-Bari. Sì, è notizia di oggi che il governo ha approvato questo decreto nel quale ha inserito diverse opere. Attendiamo di leggerlo per valutarne la portata e riteniamo che ormai non sia più procrastinabile interventi sulla Pescara-Bari, sulla dorsale adriatica e sulla Pescara-Roma, anche perché sono interventi di cui se ne parla da anni e fino ad oggi, diciamo, non è stato dato un seguito alle parole. Speriamo che il governo intenda affrontare con forza questo problema e permetta così all'Abruzzo di uscire da una specie di isolamento nel quale fino ad oggi è stato. La Regione in questi giorni, insieme a RFI, ha attuato dei tavoli di lavoro e sono state fatte delle proposte. È chiaro che a questo vorrei aggiungere anche il problema sulla dorsale adriatica della A14. Sinceramente è una situazione insostenibile, è una situazione a cui né ASPI né il governo mettono riparo e che rischia di trasformarsi in una grossa penalità per la nostra regione, soprattutto nel periodo delle vacanze. La dorsale A14 è diventata una autostrada impercorribile, sembra quasi una parallela alla statale 16, oramai non si viaggia più su due corsie, ma solo su una corsia. C'è la doppia firma del presidente dell'ANCI nazionale Antonio De Caro e del coordinatore nazionale dei presidenti delle ANCI regionali Maurizio Mangialardi su una lettera inviata al premier Giuseppe Conte, nella quale si chiede la convocazione di un incontro urgente sulla ricostruzione post-sisma
degli oltre 130 comuni di 4 regioni colpiti dal sisma del 2016. I vertici dell'ANCI fanno riferimento alle proposte di semplificazione delle procedure della ricostruzione, che su impulso del commissario Legnini erano state presentate alla legge di conversione del decreto rilancio 2020. Il mancato accoglimento, scrivono De Caro e Mangialardi, ha creato la nostra preoccupazione e il nostro disorientamento circa tempi e modalità di una ricostruzione che sconta ritardi pesantissimi. La richiesta è di avere un'occasione di confronto in tempi brevissimi al fine di fugare ogni incertezza e condividere soluzioni che trovino accoglimento all'interno del prossimo decreto legge in materia di semplificazioni. Costituire un gruppo di lavoro per elaborare un progetto di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, tale da contemperare tutti gli interessi in gioco. È quanto è emerso dall'incontro tenuto lunedì in sovrintendenza a Chieti. Si è svolto 2 giorni fa l'incontro a Palazzo Zambra a Chieti, nella sede della Soprintendenza regionale per l'archeologia e le belle arti, per discutere del restyling dello stadio Adriatico Cornacchia. Incontro che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 16 giugno, ma poi rinviato per l'assenza di un tecnico. Presenti la dottoressa Mencarelli e l'architetto Pezzi per la Soprintendenza, il professor Varagnoli per il Ministero della Cultura, il sindaco di Pescara Masci e i presidenti del Pescara Sebastiani e del CONI regionale Imbastaro. Come riferito in una nota dal primo cittadino Carlo Masci, la riunione si è conclusa con l'impegno di tutti di costruire in tempi brevi un gruppo di lavoro formato dai tecnici dei rispettivi enti per costruire un percorso condiviso di ipotesi progettuali che permettano di dotare Pescara di uno stadio all'avanguardia senza cancellare la sua memoria storica e architettonica. I nodi da superare per procedere alla riqualificazione dello stadio restano essenzialmente 2: il vincolo architettonico sulle colonne dell'urbanista Luigi Piccinato e la presenza della pista d'atletica quale elemento caratteristico l'impianto. Ma oramai l'indirizzo dell'UEFA è proprio quello di far disputare gare in arene prive di pista per una migliore fruibilità dello spettacolo. E lo stadio Adriatico Cornacchia andrebbe dunque adeguato a queste disposizioni. Tralasciando l'ipotesi di un nuovo stadio, un progetto era stato presentato 3 anni fa ma non ci sono mai stati sviluppi, nel cassetto è stato riposto da tempo un altro progetto studiato dalla Pescara Calcio per il restyling, poi arenatosi di fronte alle istanze della soprintendenza. Il dialogo ora riprende con la speranza di superare le fasi di impasse del recente passato. C'è stata un'apertura in questo ultimo mese grazie all'intervento del sindaco Masci e abbiamo fatto questo ulteriore incontro dove si è stabilito di ricreare un tavolo tecnico per capire un pochettino se ci sono se c'è la possibilità di rimettere in piedi un progetto sullo stadio attuale che contempli le esigenze del vincolo, dei vincoli che ci sono, ma che contempli anche le esigenze di chi poi dovrà fare l'investimento, perché è evidente che l'investimento si deve reggere, altrimenti nessuno si metterà in mente di farlo. Il prossimo step è cercare di trovare la possibilità di incontrarsi per capire quali sono le esigenze, o meglio le prescrizioni della sovrintendenza e quali sono le nostre esigenze riportate su un progetto che deve essere sostenibile. Adesso andiamo in diretta, vedete Paolo Renzetti che saluta, a cui do il buon pomeriggio, in diretta da Chieti. Paolo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche alla tua ospite Giustino Angeloni, coordinatore della Consulta e Associazioni Culturali di Chieti, per parlare di un tema molto interessante, soprattutto buon pomeriggio ovviamente anche a Giustino Angeloni, per parlare di un tema che ovviamente sta a cuore a moltissimi nella città di Chieti, che è quello della cultura, soprattutto in vista insomma di delle prossime amministrative, e la cultura certamente sarà uno dei temi su cui ci sarà dibattito politico. Buongiorno Paolo, buongiorno anche al tuo ospite Giustino Angeloni. Buongiorno. Grazie Jacopo, buongiorno da Chieti, siamo in Corso Marucino sotto i portici a 2 passi dal Teatro Marucino di Chieti. Io ringrazio sentitamente il dottor Giustino Angeloni, grazie per aver accettato il nostro invito. Si parla di cultura, siamo a Chieti, non è un caso, ci sono tanti eventi in cantiere, ma io vorrei partire un po' da lontano, perché la cultura a Chieti è anche e soprattutto una palestra di politica.
politica. Se c'è un decadimento culturale, c'è anche un decadimento della politica. Qualcuno dice che le due cose sono correlate, è così? È senz'altro così. La palestra in cui si allevano i futuri talenti della politica sono le associazioni. Quando un giovane diventa presidente di un'associazione che magari ha centinaia di iscritti, impara a gestire bene i rapporti umani, i rapporti con gli enti locali, i rapporti con l'università e con gli enti culturali e impara a fare della sana politica. E a Chieti, che vanta per tradizione, se non erro, 108 associazioni culturali che sono censite nell'albo comunale delle associazioni, alcune vive da oltre 200 anni. C'è per esempio Paolo De Cesare, il quale è il presidente della più antica associazione culturale di Chieti, che è il Circolo degli Amici, che esisteva prima ancora che il Regno dei Borboni fosse conquistato da Garibaldi e diventasse Regno d'Italia. Ma potrei andare avanti per tantissimo tempo. Oggi purtroppo, in particolare in questo periodo di lockdown, l'attività sociale di queste tantissime associazioni, molte delle quali sono radicatissime nel territorio, passano da padre in figlio le iscrizioni a certe associazioni e ci tengono da morire alle loro manifestazioni, alcune delle quali sono una all'anno per esempio, però ci tengono tantissimo. E a proposito di manifestazioni, ovviamente siamo in estate, avete allestito anche voi un calendario, seppur ovviamente con tutte le prescrizioni del caso per via dell'emergenza sanitaria. Dal punto di vista culturale, che estate sarà quella di Chieti? Sarà una pessima estate, perché che io sappia non sono in previsione manifestazioni particolari, soprattutto da parte delle associazioni. Ci aspettavamo qualcosa dal comune, il comune però da tanti anni si trincera dietro il fatto che non ci sono fondi. Questo inoltre è un periodo di interregno, perché avremmo già dovuto avere di questi tempi il nuovo sindaco e la nuova giunta. Il fatto che invece si vada avanti fino alla data delle future elezioni e più avanti ancora ha stabilito un interregno in cui nella terra di nessuno ha preso delle decisioni. E quindi mentre oggi all'Aquila abbiamo già che iniziano in grande stile i concerti estivi con Uto Ughi, che fa immediatamente il suo esordio, a Francavilla, dove abbiamo l'incontro filosofico e partecipano questa sera Gherardo Colombo su giustizia e filosofia e il professor Curi, che peraltro è teatinissimo, nonché membro del Noi del GBVico, cioè l'associazione degli studenti del liceo classico, di cui lei è presidente, di cui sono stato per tanti anni presidente. Chieti tutto questo non l'ha fatto, lo Stellario è lì, le piazze sono lì, San Giustino è lì, è praticamente finita la settimana mozartiana, finiti le tre notti meravigliose degli artisti di strada che si arrampicavano per i campanili, finite tante altre cose durante l'anno, per esempio quello di cui abbiamo sentito moltissimo la mancanza è la bellissima manifestazione che ogni anno fa un'associazione che si chiama Teate Nostra, la quale fa il presepe vivente a Chieti, oltre all'infiorata del Corpus Domini e così via. Tutte cose che mancano, ma mancano per un difetto di natura culturale che voglio anche spiegare. Da un punto di vista economico, i beni si dividono in due categorie: quelli a fecondità semplice e quelli a fecondità ripetuta. Chi è laureato in economia e commercio capisce. Un bene culturale è un bene a fecondità ripetuta, nel senso che la processione del Venerdì Santo, che fa 30.000 spettatori a Chieti, fa 30.000 spettatori l'anno, non 30.000 spettatori e basta, come potrebbe essere una partita di calcio. 30.000 spettatori l'anno che vengono a Chieti per vedere quel fenomeno che andrebbe valorizzato con l'UNESCO e fatto diventare patrimonio immateriale. Ecco,
questo fatto di privilegiare sempre il patrimonio materiale a quello immateriale, grandissimo errore, guardate Matera che cosa ci ha insegnato, questo sta facendo pagare a Chieti un prezzo di natura economica, nel senso vero del termine. In questa situazione la consulta delle associazioni culturali Città di Chieti cosa può fare e cosa vuol fare? Le associazioni cosa vogliono fare? Prima di tutto ergersi a protagonista della interlocuzione con quella che ormai sarà la nuova amministrazione e stabilire che tutti quanti i calendari delle manifestazioni che si devono fare a Chieti vanno pattuiti, se non altro per evitare il fall'overlap, il fattore di contemporaneità. Facendo una programmazione. Quindi voi contestate il fatto di non essere stati coinvolti nelle Ma sono tanti culturali. Altri che non, tanti anni che non siamo coinvolti. Per il motivo, perché? Perché la Giunta pensa che una volta chiamati siamo lì a chiedere dei soldi, che è anche vero, perché senza risorse certe cose non si possono fare, ma prima di tutto ci deve essere programmazione e ci deve essere simpatia, in senso etimologico, sium pathos, cioè insieme dobbiamo sentire, noi e l'amministrazione, l'obbligo, perché ce lo obbliga la nostra teatinità, il nostro modo di essere, va bene, di andare per esempio insieme dagli imprenditori a chiedere le sponsorizzazioni, a fare tutto ciò che va fatto per dare lustro a questa città. Jacopo, a te la linea per qualche considerazione da studio. Sì, una in particolare, ovviamente di nuovo buon pomeriggio a Giustino Angeloni. Insomma, mi pare di capire che la salvaguardia Grazie. Del patrimonio immateriale, come giustamente lo ha definito poco fa, visto che ha citato i casi dell'Aquila di Francavilla, i più recenti, mi sembra che non sia... questo, il fatto di che siano stati tralasciati solo un effetto del Covid, dell'emergenza Covid, mi sembra che ci sia insomma una critica che si sposta temporalmente un po' più indietro, ho capito bene? Anche dottor Forcella, si sposta anche indietro, però anche oggi è d'attualità, perché il Covid ce l'hanno avuto a Francavilla e ce l'hanno avuto all'Aquila, eppure oggi tutti i giornali sono pieni del riinizio di queste manifestazioni. Guardi che il pensare che Uto Ughi va all'Aquila e si riapre il periodo dei concerti all'Aquila, che sono di importanza notevole, non meno che quelli di Pescara, vabbè, che comunque c'è il premio Flaiano, c'è il Pescara Jazz Festival e tante altre cose, e significa che c'è chi si è mosso bene e chi senza dubbio ha pensato che anche questa disgraziata estate, che parte con un meno 30, meno 40%, può essere in qualche maniera raddrizzata. Io volevo fare l'ultima considerazione con Giustino Angeloni. Quanto pensa, lei che giustamente conosce molto molto bene la realtà di Chieti, quanto pensa che il fattore culturale possa incidere all'interno del dibattito della campagna elettorale, che di fatto è già in corso, ma che ovviamente nelle prossime settimane, ovviamente mano a mano che ci si avvicina a settembre, prenderà sempre più corpo? Da cittadino di Chieti, quanto peserà il dibattito sulla cultura secondo lei? Io mi auguro che incida tantissimo, anche perché quando sentiamo i nostri candidati sindaci, alcuni dei quali però sono così disinformati che non conoscono appieno né la storia di Chieti né la sua realtà, per esempio architettonica, quando penso che tutti i candidati si riempiono la bocca di turismo culturale, è facile correlare il turismo culturale, di cui Chieti ha un bisogno estremo, con la cultura appunto di Chieti, che è un qualcosa che si respira in ogni angolo. Faccio un esempio: se io vedo un sasso a Chieti e per me quello è un sasso fuori posto, punto e basta, evidentemente non conosco del perché quel sasso è lì, da quanto tempo c'è, chi ce lo ha messo, che funzione aveva, che cosa voleva significare per le decine e centinaia di generazioni di teatini che da 3.000 anni abitano sopra questa collina.
Se non sai queste cose, io penso che difficilmente puoi diventare il primo venditore della città. Io auspico che il nostro sindaco, che sia un teatino e soprattutto sia un giovane, perché è evidente che i giovani possono avere questa mentalità e possono partire con il coltello fra i denti senza nemmeno avere tutti quei complessi di inferiorità che noi più anziani sicuramente abbiamo e ormai si sono stratificati negli anni. Ecco, se noi incentiveremo questa nuova categoria di persone a conoscere, comprendere, realizzare e andare a vendere Chieti, perché questo è un prodotto che va venduto e la cultura di questa città è il più bell'articolo per attrarre visitatori a Chieti. Grazie, io la ringrazio dottor Angeloni per questo collegamento, per averci ovviamente fatto capire meglio insomma quello che è l'impatto della cultura all'interno di una città che si appresta alle elezioni comunali, alle elezioni amministrative molto importanti. Grazie Giuseppe Angeloni, grazie ovviamente anche a Paolo Renzetti, a Gaetano Terio per l'assistenza tecnica. Noi possiamo rientrare e continuare con il nostro telegiornale. A proposito di cultura ed eventi, un calendario ricco e variegato è quello presentato dall'ente Manifestazioni Pescaresi con Singing in the Streets, rassegna musicale che si terrà dal 10 luglio al 29 agosto in Piazza della Rinascita e Piazza Primo Maggio. Da quell'istante insieme a te, e ciò che provo è solamente amore. Con l'omaggio di Piero Mazzocchetti ad Ennio Morricone, grande genio della musica italiana appena scomparso, è stata presentata Singing in the Streets, la manifestazione ideata dall'assessorato al turismo e grandi eventi del comune di Pescara in collaborazione con l'ente Manifestazioni Pescaresi, che prevede 12 concerti tutti gratuiti dal 10 di luglio al 29 di agosto tra Piazza Salotto e la nave di Cascella nel cuore di Pescara. Abbiamo inoltre fatto questo progetto per accompagnare un progetto sperimentale che stiamo portando avanti, che sto portando avanti come assessore al commercio, cioè quello di aprire i venerdì e sabato fino a mezzanotte i locali nel centro commerciale naturale, ma anche in zone dove appunto sono particolarmente deputate allo shopping, perché a nostro giudizio questo comporta anche uno sviluppo non solo da un punto di vista commerciale ma anche turistico, perché è chiaro che il turista dopo una giornata al mare, dopo una buona cena nei ristoranti pescaresi, può anche andare presso i nostri bellissimi negozi qui a Pescara. La rassegna, che unisce diversi generi e stili musicali, ha un duplice obiettivo: da una parte dare un'opportunità concreta di lavoro ed espressione artistica ai musicisti del territorio, dall'altra offrire un aiuto alle imprese del commercio e del turismo. Questa somma di questi due fattori, cioè dare una piccola goccia magari, ma un aiuto concreto ai lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo, e nello stesso tempo così riempire di suoni gioiosi l'estate e le piazze della città, ci è sembrato un obiettivo per il quale valeva pena muoversi e realizzare questa rassegna. È un messaggio di speranza, perché c'è bisogno di in qualche modo di proporsi, come dicevo prima, di avere coraggio. Ormai si sa che nella percezione della gente il Covid è scemato, non bisogna abbassare la guardia, ma bisogna anche comunque essere positivi nel far ripartire tutti i comparti che sono quelli del commercio, ma anche quelli dello spettacolo, perché ci sentiamo un po' messi da parte e ci sentiamo un po' emarginati in questo momento. Si chiama Montesilvano Estate 2020, il cartellone degli eventi estivi in programma nella città adriatica. Oggi la presentazione alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis. Calendario di rilievo all'insegna della sicurezza. Parte l'estate di Montesilvano, tanti eventi nei mesi di luglio ed agosto, confermate anche alcune chiusure, isole pedonali nella zona della Riviera, assessora. Sì, quest'anno
quest'anno, in seguito alle vicende del Covid, abbiamo deciso di formulare un format diverso. Dunque noi manterremo la chiusura al traffico della riviera, avremo l'isola pedonale corta da lunedì, martedì, da grandi alberghi fino a Via l'Europa esclusa, mentre lunga giovedì, venerdì, sabato e domenica con Via l'Europa compresa, dove ci saranno tutti i commercianti che si riverseranno con i tavolini e con anche dei piccoli eventi. La nostra idea è quella di accompagnare la passeggiata con dei momenti di intrattenimento musicale, che non sono veri e propri eventi che possono quindi rischiare di creare assembramento, ma sono semplicemente delle formule intese ad accompagnare proprio la passeggiata dei cittadini e dei turisti che vorranno intervenire in Montesilvano. Abbiamo deciso di utilizzare questa formula diversa anche un po' per mantenere un profilo basso rispetto a quello che è successo in questa annualità. Quest'anno abbiamo inteso ragionare l'estate con chi poi sarà protagonista, ce lo auguriamo, dopo un difficile momento che è legato al Covid, ossia i commercianti e il tessuto turistico commerciale appunto della città. Con loro abbiamo ragionato una formula che possa garantire sia quella sicurezza e quelle distanze che sono fondamentali, ma anche un'attrattività da un punto di vista appunto turistico commerciale. Motivo per il quale abbiamo, diversamente dagli altri anni, ragionato degli eventi non grandi ma piccoli, proprio a supporto del commercio e del turismo. Predisporremo dei palchetti sull'isola pedonale, che quest'anno avrà due novità. La prima è che tutti i mercoledì si sposterà sul Corso Umberto, proprio per favorire anche il commercio del centro, e per tre giornate di agosto si sposterà sul lato sud di Montesilvano, e questo vuole essere un esperimento che poi potrà ragionarsi anche per il futuro. Appunto con le associazioni di categoria abbiamo ragionato questo e riteniamo di aver fatto un buon lavoro e aver regalato alla nostra città un qualcosa ugualmente di importante. Il comune di Castelli ha presentato questa mattina in provincia di Teramo l'app La città che parla, uno strumento innovativo per la promozione turistica che unisce innovazione e tradizione. La città che parla è un progetto che coniuga l'innovazione con la profonda tradizione di Castelli. È in pratica un software, un sito internet al quale si potrà accedere attraverso la scansione di un codice QR che sarà posizionato su delle targhe in ceramica che saranno presenti a Castelli. Queste targhe in ceramica, che sono state realizzate dall'Associazione dei Ceramisti, che ringrazio, saranno posizionate in sei punti di attrazione turistica, quindi in piazza Roma a Castelli, alla chiesa di San Giovanni Battista, alla chiesa di San Rocco, alla chiesa di San Donato, la celeberrima Cappella Sistina della Maiolica, al Museo delle Ceramiche di Castelli e al Liceo Artistico. Praticamente attraverso la scansione di questo QR si accede ad un sito internet dove è possibile avere sia le informazioni in italiano e in inglese dei siti turistici davanti a quale ci si trova, ma anche avere un home page dove è possibile trovare tutte le informazioni su Castelli, quindi la storia della ceramica, i personaggi storici, gli itinerari naturalistici, i piatti tipici e anche una sezione molto simpatica che si chiama Scatta un selfie, dove il turista potrà fare un selfie in un punto caratteristico del nostro borgo e questo selfie rimane in archivio e poi decideremo di premiare il selfie più bello. Quindi è un progetto molto, molto bello, a cui teniamo tanto, al quale stiamo lavorando ormai da 4 anni, e ci tengo a sottolineare che questo QR è di proprietà del Comune di Castelli, quindi il Comune potrà decidere di utilizzarlo e di veicolarlo in tutti i modi che riterrà più opportuno. Ad esempio abbiamo già suggerito ai nostri ceramisti di poter stampare questo QR sui manufatti in ceramica che realizzano, per far sì che questo software possa veicolare il più possibile e parlare di Castelli e della nostra storia.
Alla sua uscita lo scorso 1° dicembre aveva già segnato dei record con 35 presentazioni in 2 mesi e la prima edizione esaurita in meno di 3 settimane. Figli del Toro, nuovo lavoro dello scrittore molisano Nicola Mastronardi, prequel del fortunatissimo Viteliu. Da subito è stato accolto con entusiasmo e interesse dal pubblico ed è per questo che adesso è forte l'attesa per le presentazioni del libro sia in Abruzzo che in Molise dopo il lungo stop dovuto ovviamente all'emergenza sanitaria. Con l'avvento dell'estate, la ripresa graduale della vita culturale, gli inviti per Mastronardi e il suo nuovo libro, prodotto da Flavor of Italy per Volturnia Edizioni, sono già moltissimi. Si riparte il 18 luglio ad Altilia, poi sempre a luglio, il 25 Villetta Barrea, il 26 San Martino in Pensilis, ad agosto l'8 e il 22 ad Altilia, il 17 a San Giovanni Lipioni, il 18 a San Salvo, il 19 a Rocca Caraso. Adesso parliamo di sport e calcio di Serie B, prime sedute di allenamento per il neotecnico del Pescara Andrea Sottil. Nel mirino l'incontro di venerdì sera contro un Perugia anch'esso in difficoltà. Sarà Prontera di Bologna a dirigere il match dell'Adriatico Cornacchia. Vediamo. Le immagini parlano chiaro. Andrea Sottil ha vissuto con grande carica le sue prime ore da allenatore del Pescara. Seduta intensa e la voglia di trasmettere al gruppo quella cattiveria che spesso ha fatto difetto nel corso della stagione e trascinarlo alla conquista di quei 6-7 punti che mancano alla salvezza. Seduta pomeridiana ieri, mattutina oggi, domattina la rifinitura in vista della delicata sfida di venerdì sera all'Adriatico Cornacchia contro un Perugia che non se la passa molto meglio rispetto al Delfino poiché ha il medesimo ruolino di marcia. 4 punti post lockdown, ma 1 nelle ultime 3 partite e appena un punto in più in classifica. Sottil ripartirà dal 4-3-2-1, non ci sarà Scognamiglio e la coppia di centrali sarà costituita da Bettella e Drudi. Fra i 3 interni di centrocampo potrebbe rivedersi Palmiero che, tornato a disposizione nelle ultime 2 partite, è stato tenuto in panca per 180 minuti da Allegro Taglie. Mossa che ha destato perplessità nella dirigenza biancazzurra, ma frutto delle scelte tattiche dell'ex allenatore. Il ripristino del centrocampo a 3 riapre la strada al ritorno di Palmiero quale vertice basso. In avanti il compito principale di Sottil è quello di far ritrovare la vena realizzativa a Cristian Galano, sopita a cavallo del lockdown, lui che è il miglior marcatore stagionale del Pescara. Maniero e Borrelli si contendono il posto da centravanti, Pucciarelli e Clemenza quello dell'altro trequartista. Sta meglio Bocic che tornerà nella lista dei convocati mentre sono a forte rischio Boginov e Melegoni. Sul fronte Perugia c'è emergenza centrali con l'ex Ghiomber e Angella che continuano a lavorare in via differenziata e con Sgarbi appiedato dal giudice sportivo per 3 giornate. Migliora la situazione esterni con il rientro dalla squalifica di Di Chiara e il recupero di Falasco. Falcinelli potrebbe andare in panchina mentre ci sono buone chance per il ritorno tra i pali del portiere Vicario. Assente Falzerano, squalificato anch'egli. Occhio di riguardo per i tanti ex che negli ultimi tempi puniscono il Pescara. All'andata lo ha fatto Capone, ma attenzione anche a Carraro e soprattutto a Melchiorri che a gennaio è stato vicino a tornare a Pescara. Come vicino ai biancazzurri nelle ultime ore del mercato di gennaio è stato Iemmello in gol 2 volte all'andata. Resta in testa la classifica dei Bomber della B con 17 reti ma non segna dal 2 di febbraio ed è stato agganciato da Pettinari. Sempre a proposito di ex, a rischio la panchina di Serse Cosmi, sullo sfondo la possibilità di un ritorno di Massimo Oddo esonerato a inizio gennaio. Circa i precedenti all'Adriatico sono 6 le vittorie del Pescara, l'ultima nel 2015, 2-1 alla seconda di campionato, firme di Memusciai e Caprari. Nel 2018 l'ultima delle 4 vittorie del Perugia, 0-2 siglato da Juan e Di Carmine, mentre nello scorso campionato è finita in parità 1-1 coi gol di Memusciai e Vido, segno X quello più gettonato, uscito 9 volte. Direzione di gara affidata a Prontera di Bologna, con cui il Pescara ha un solo pessimo precedente, Pescara-Crotone 0-3, con il Perugia score equo, 3 direzioni con 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. In Serie C invece è tempo di vacanze per il Teramo che ad inizio agosto ricomincerà ufficialmente il lavoro in vista della nuova stagione. Ma per il momento è ancora tutto fermo in attesa delle risposte che Iachini chiede, altrimenti i programmi andranno rivisti al ribasso. Il mercato in attesa di risposte dal territorio, quella del Teramo sarà un'estate particolare. A poco più di una settimana dall'ultimo atto col Catanzaro, la società biancorossa, come ammesso dal presidente Iachini non più tardi di lunedì, vuole capire se e quanto l'Interland teramano sia disposto ad appoggiare il progetto della dirigenza. Io mi sono più volte lamentato di come il territorio
le istituzioni mi hanno sostenuto in questo anno. Se le risposte dovessero essere positive, ecco che a settembre, o magari prima, come ha fatto capire Iachini, la campagna rafforzamenti sarà in linea con una formazione che in questa stagione ha dimostrato di voler lottare con le prime, pur non riuscendoci mai in fondo. Ed è proprio per la volubilità del calcio che deve aver indotto il massimo dirigente a chiedere aiuto alla piazza per poter assicurare la continuità degli investimenti fatti, ad esempio, nell'estate 2019. A dargli indirettamente una mano potrebbe essere però il suo ex allenatore, Bruno Tedino, voci sempre più insistenti lo danno vicino alla panchina della Ferral Pisalò, e trovasse l'accordo con i Lombardi, Tedino dovrebbe prima risolvere il contratto che lo lega al diavolo fino al prossimo giugno. Questo consentirebbe al Teramo di risparmiare l'ingaggio del tecnico preso 12 mesi fa come caposaldo del progetto che sarebbe dovuto essere subito vincente. Ma le difficoltà della squadra e la posizione in classifica, acuita dalla sconfitta in casa 0-3 col Monopoli, portarono all'esonero, con tanto di promozione in prima squadra di Ceteo Di Mascio, che confermato per la prossima stagione sarebbe figura ideale in caso contrario se le risposte dal territorio che Iachini continua a chiedere non dovessero arrivare. A quel punto, come ha esplicitamente detto lunedì, io penso di essere stato chiaro prima, il nostro obiettivo è quello di non buttare nel cosiddetto water l'acqua sporca con tutto il bambino. E abbiamo tempo fino al 31 agosto, poi io lì prenderò una decisione su come programmare e fare gli investimenti. Se devo continuare a fare gli investimenti da soli, faremo una squadra minimale. Io non ho intenzione di continuare a buttare milioni e milioni di euro da soli. Molto semplice. Poi c'è qualcuno più bravo che si vuole fare avanti, per carità, visto che sono uscite delle voci in giro che ci sono persone pronte a comprare il Teramo, magari venissero qua con i soldi in bocca. Ed ecco allora che nella peggiore delle ipotesi serve un tecnico abituato a lavorare con i giovani. E chi meglio di Di Mascio può ricoprire questo ruolo? L'insidia però sta nel fatto che tra poco meno di un mese si ricomincia e per stilare un programma di cessioni e acquisti servirebbe capire all'interno di quali paletti muoversi. Si possono firmare già dei precontratti che valgono per la stagione successiva, ma il diavolo prima dovrà redigere un consuntivo di quanto potrà spendere, con rischio che le concorrenti a quel punto saranno già rinforzate quando la società biancorossa avrà le idee chiare. Per questo la piazza attende risposte in tempi certi, per non dover rincorrere, dopo averlo fatto per tutto questo campionato in campo, anche sul mercato. È tutto per la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.